In questo video, se tuo ex non vuole tornare, ecco come lo convinci. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su tutti i miei canali YouTube. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino alla tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento preferito. Inoltre, se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino Super grazie. Ma veniamo al tema. Se il tuo ex non vuole tornare, ecco come lo convinci. Guida completa. Allora, ma diciamo che se il tuo ex non vuole tornare, c'è un'ottima probabilità che abbia dei motivi validi dal suo punto di vista per non farlo. Questo è. Potrebbe essere deluso dalla relazione, questa è una possibilità. Potrebbe sentirsi ferito, potrebbe semplicemente non essere più interessato a te, magari perché ha trovato una persona nuova. Se vuoi convincerla a tornare, non devi utilizzare tentativi di persuasione. Torna, torna, ti amo, perché questi non servono a niente. Intanto sarebbe importante capire perché ha lasciato la relazione in primo luogo. Una volta che riconosci il problema, puoi anche trovare il sistema per superarlo. E, ovviamente questo è un punto fondamentale. Devi dare al tuo ex, lo spazio di cui hai bisogno. Non devi stargli col fiato sul collo, perché se fai la malgacozza, la malgasciona che s'accozza, torna, torna, perché non torni? Torna sul rientro. E allora, questo non tornerà proprio. Invece lasciagli spazio. Dagli libertà, dagli il via, dagli libertà. Devi dargli il tempo per rimuginare anche, quindi non cercarlo più, ma senza fare un no contact, nel senso non ti voglio cercare, non voglio qua, non voglio là, proprio un no contact, nel senso me ne fotto di interagire con te, non mi interessa interagire con te, non ho necessità di interagire con te. Quindi questo è un punto fondamentale. Ovviamente se tu hai capito perché la relazione è fallita, puoi cercare di lavorare sul superare le cause di rottura. Se hai fatto degli errori, puoi cercare di rimediare. Se c'erano problemi di comunicazione, lavora per migliorare la tua comunicazione. Indirettamente devi far capire al tuo ex che sei cambiata. Se il tuo ex ha lasciato la relazione perché non era felice, devi indirettamente, utilizzando i social, dimostrargli che sei una persona migliore, che sei pronta per una relazione più sana, ma devi soprattutto diventare una persona migliore, ma anche una persona più sicura di sé, una persona con più capacità seduttive. Cerca di non far vedere che sei una persona farlocca, essere una persona vera, autentica è sempre un punto fondamentale. Continua a lavorare su te stessa e i tuoi sforzi saranno ripagati. Se la comunicazione è stata un problema nella tua relazione, cerca di lavorare per migliorarla. Ascolta soprattutto, sviluppa la capacità di ascolto quando magari il tuo ex ti parla e cerca di essere chiara e concisa quando comunichi con lui, soprattutto cerca di fare delle domande che possano amplificare i suoi turbamenti, far emergere quelli che sono i suoi turbamenti e amplificarli. D'altra parte puoi anche utilizzare, diciamo, tecniche di comunicazione non verbale come il contatto visivo, il body language, il tono della voce, che possono, diciamo, dare degli stimoli. Se la fiducia è stato un problema nella relazione, è importante lavorare per ricostruire la fiducia con il tuo ex. E se uno ha fatto degli errori, può anche chiedere scusa. Se c'è un'incompatibilità, invece, levatelo dai coglioni, fondamentalmente. Cioè, se sono delle cose pesanti che a te non piacciono, meglio levartelo dalle palle e guardare oltre. Perché quando si cerca di far funzionare o di riaggiustare qualcosa che non funziona, spesso si fanno più danni fondamentalmente. Se la relazione invece era semplicemente difficile da far funzionare perché c'erano problemi di tempo, di distanza o altri impegni, dei problemi logico-razionali, allora è possibile trovare la soluzione. Fondamentalmente le problematiche possono essere di due motivazioni.
problematiche di natura emotiva, cioè non gli stavi somministrando le giuste emozioni. E allora qua c'è molto da fare. Se invece le problematiche erano di origine logico-razionale, una motivazione logica, diventa un po' tutto più difficile, soprattutto se la persona è iperlogica, cioè ad esempio se lui avesse voluto dei figli, tu perché sei anziana, per dire, non puoi più averne, è ovvio che, come dire, non è che puoi risolvere questa problematica, però potresti eventualmente agire su una terza persona, quello che viene chiamato il regista della vita di questa persona, cioè il grillo parlante, una persona che gli dà consigli, di cui lui si fida, insomma l'amico del cuore, quello che definisce l'amico del cuore, e questa persona, se tu riesci a interagire con questa, potrebbe ristrutturarla, dire, beh, vabbè, no, ma Maria, supponiamo tu sei Maria, anche se non ti potrà dare dei figli perché è anziana, magari è comunque la persona giusta con cui passare del tempo. Poi chissà, magari i figli potrà adottarli, potrà fare questo, potrà fare quell'altro. Insomma, le persone iperlogiche che diciamo si sganciano per motivazioni logico-razionali tengono molto, diciamo, all'opinione di questa persona. Quindi, se le motivazioni sono logiche, non puoi agire direttamente, serve necessariamente l'intervento di una persona che è l'amico del cuore che tutte le persone iperlogiche hanno. Prova a cercare se è possibile, insomma. È probabile che si riesca a ristrutturare, quindi piano piano questa persona possa convincersi che nonostante tutto tu puoi andare bene. Se invece le problematiche sono di natura emozionale, cioè non gli hai dato tante emozioni, e beh, è probabile che sei stata troppo malgacozza, troppo appiccicosa, troppo rompipalle. È evidente che se questo è il problema, devi iniziare a comportarti diversamente. Intanto non cercarlo, fargli vedere attraverso i social che sei diventata la migliore versione di te stessa, più femminile, più intrigante, più interessante. E poi, sempre attraverso i social, puoi fargli percepire che ci sono tanti altri uomini interessati a te. E questo gli darà una forte emozione. Sembra strano, ma il fatto di sapere che ci sono altri uomini interessati a te ti renderà molto molto più interessante. Prova a provare per credere, insomma, non è così difficile, bisogna metterci semplicemente le giuste attenzioni e le giuste energie. Bisogna essere pazienti, in conclusione, diciamo. Se vuoi convincere il tuo ex a tornare, devi acquisire delle capacità, devi acquisire delle capacità comunicative. Serve un po' di pazienza, in questi casi la fretta è sempre cattiva consigliera. Bene, per questo video è tutto, metti un like se ti è piaciuto e iscriviti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.